Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Come potete notare qui ho le castagne con il latte e una bella bacca di vaniglia. Indovinate un po' che cosa sto facendo? Sto provando per la prima volta a realizzare il Monte Bianco. Allora, all'inizio della ricetta purtroppo non l'ho filmato, vi serviranno comunque 700 g di castagne. Allora, se avete la pentola a pressione ovviamente potete utilizzare quella e ci vorranno circa un quarto d'ora barra 20 minuti, neanche più di tanto. Anzi, diciamo un quarto d'ora. Invece se non avete quella potete utilizzare una pentola classica con per circa, diciamo anche lì, mezz'ora abbondante. Allora, per prima cosa dovete avere 700 g di marroni, lavateli molto bene ed incideteli con il coltello. Ovviamente poi fate la cottura come vi ho detto prima e una volta che sono diciamo pronte non le scoliamo ma le lasciamo dentro al recipiente in modo tale che così il calore ci faciliti poi l'apertura delle castagne. Mi raccomando, utilizzate dei guanti perché sono molto calde. Fatto questo passaggio dovete prendere 500, ovviamente poi dovete pulirle una a una, mi raccomando, e togliere la pellicina. Allora, qui adesso serviranno proprio il secondo passaggio, 500 ml di latte più 120 g, un pizzico abbondante di sale e il bacello di vaniglia, eccolo qui. Ovviamente io l'ho aperto a metà facendo uscire tutti questi semini che vedete. Questo dovrà cuocere per circa 20 minuti più o meno e una volta che sarà pronto dovremmo aggiungerci il cacao amaro e anche qui saranno su per giù 20 grammi. Ovviamente è facoltativo, c'è anche l'aggiunta del rum ma io non la metterò. E poi con uno schiacciapatate lo passiamo, ci aggiungiamo ovviamente poi il cacao e niente, e poi continuiamo con il resto della ricetta. E io adesso andrò comunque anche a realizzare delle meringhe, ovviamente anche qui è la prima volta quindi spero benissimo che vada. Allora, ci vediamo comunque più tardi. Eccoci ragazzi e ragazze, sono trascorsi i 20 minuti. Allora, dopo questi 20 minuti che cosa andiamo a fare? Andiamo a scolarli, ovviamente con uno di questi passini. Eccolo qua. E poi li andiamo a mettere nella nostra pentolina. Allora, scolate subito le nostre castagne. Dobbiamo fare il secondo step, che è questo: schiacciarle con uno schiacciapatate. Una volta che poi le metteremo qui dentro, aggiungeremo il cacao e copriremo con una pellicola e lasceremo circa 20 minuti in frigo. Allora, il prossimo passaggio sono 500 ml di panna liquida fresca più 30 g di zucchero a velo, che dove noi andremo ad amalgamarli insieme per andare a creare la nostra panna, che sarà poi per ovviamente guarnire la nostra torta.